5 e stiamo aspettando la nostra ritardataria. Io sto dormendo ancora. Speriamo che si muova perché voglio riprendere l'alba. E qui presente Bridge. Mi ha fatto svegliare prestissimo. Mentalmente, diciamo. Perché? Perché vuole andare a riprendere l'alba per voi, eh? Voi dite che è un Grinch. Il vento che tu hai ritardato di 20 minuti. Vediamo un po' se riusciamo. Se sale il sole oggi, perché lo vedo un po' indeciso. Cioè, è proprio catastrofica. Se bloccava il bondo, no, il pianeta dove nel piede, il sistema solare in blocco pure. In quanto sei scemo, vabbè. Dopo queste perle del Grinch, ci vediamo dopo. Aspetta, ci sono, stiamo arrivando. No, non sorgere. Non sorgere, non puoi sorgere senza di noi. Stai inesorabilmente sorgendo dalle acque. Alzato alle 5, totalmente inutile. Davvero? 20 minuti per scegliere un cappello. No, proprio Francesco cerca di smetterlo. A parte ragazze che lui scende, non porta i peli. Ora lui non, io non ho visto un telo suo. Il mio è qua. Ah, ok, quindi. Nel frattempo la sveglia. La sveglia suona perché lui ce l'ha puntata per. Ah, la mia sveglia che suona tutto il rumore singolo. Non me lo ricordo. Bella sbrocchia che questa sveglia. Aiutatemi! Devo guidare. Non riconosce nemmeno la sua sveglia. Sentivo. Ragazze, pretendo almeno 500 pollici in su in questo video perché sto morendo di sonno. Mi ha buttato giù dal letto di sua iniziativa, quindi almeno 500 pollici in su. Ma è una cosa totalmente inutile perché domani mattina ci dobbiamo riprovare. È pazzo. Questo con Grinch è assolutamente impossibile. E scendi di qua e vai di là e tipi tibri tipa. Carine, hanno pitturato le panchine di colori tenui, molto molto carino. Vediamo un po'. Com'è la temperatura dell'acqua? Mamma mia! Possiamo buttare la pasta! Caldissima! Sì! Ma noto che siamo... una spiaggia molto popolata! Dai, siamo solo noi! Di tutta la spiaggia! Thank you.
Allora, arriva l'ora in cui i vampiri devono rincasare, ed è l'ora in cui il sole si alza e comincia a bruciare, e la vampira in questione a casa deve tornare. Però sono contenta lo stesso, perché comunque mi sono fatto un bel bagnetto, mi sono preso un pochino di sole, quello che non dovrebbe far male, non dovrebbe farmi male, speriamo. Ho respirato l'aria del mare, ho sentito il rumore del mare, quindi basta e avanza. Ringrazio Dio per tutto ciò, perché è bellissimo veramente, bello bello bello. Però domani veniamo un pochino dopo, perché è una zataccia, anche se Francesco praticamente si è fatto il bagno da solo. Adesso comincia già a popolarsi, comincia ad esserci più gente, come sentite dal vociare. Però è giusto così. Bellissima questa costa, davvero bellissima. Mi dispiace non avere un drone, altrimenti vi farei una dronata. Eccoci, eccoci qua ragazze. Come vi sistemo così? Mamma mia, ragazze mie. Uno di quei pomeriggi in cui sto decisamente... Sarà stata la zataccia di stamattina, non lo so. O comunque in questi giorni mi sono strapazzata un po' troppo, infatti domani pausa, penso. A meno che durante la giornata la situazione non migliora, ma non lo so, non credo. Non lo so. Sinceramente, ma oggi sto proprio messa maluccio. Ora mi sto prendendo un caffè per vedere se mi riprendo, poi scendo giù perché sono arrivati dei pacchi. Tra l'altro stamattina sono riuscita a fare un reso, finalmente sono contentissima, perché avevo prenotato il ritiro da parte del corriere e temevo che credevo che non sarebbe andato a buon fine, non lo so perché, quindi sono contenta di averlo fatto. E per farvi capire quanto sto messa KO, vi dico solo che ho detto ai miei nipoti di non venire oggi, perché sono veramente knockout. Il caffè non si può bere, questo è poco ma sicuro. E stasera non so nemmeno cosa cucinare, perché vorrei cucinare qualcosa di fresco. Mo vediamo, ho un po' di cose in frigo, magari cose fresche, qualche affettato, qualcosa del genere. Anche perché ragazze, domani vado dalla nutrizionista, finalmente. Sono riuscita ad avere l'appuntamento, perché erano mesi che cercavo di prenderlo, ma comunque tra una cosa e un'altra non ci sono mai riuscita, perché poi lei ha avuto problemi personali, e siccome io voglio tornare da lei, perché è lei che mi segue da anni, sinceramente ho aspettato che venisse, e finalmente domani viene, e quindi ho l'appuntamento. Finalmente vedremo un po' com'è la situazione, valori, non valori, cose che posso integrare o no. Voglio dirle se posso continuare quella ogni tanto, di volte, di tanto in tanto, gli snack So Shape, e comunque gli smart meal di So Shape, perché vi devo dire che mi sono trovata benissimo, davvero bene. Non pensavo, io sono scettica su queste cose, però averle così come spezzafame, o comunque per rimediare ad eventuali sgarri, o comunque in un giorno in cui magari una è di fretta e non vuole pranzare, o fa troppo caldo, sostituire uno di questi pranzi con il pranzo o la cena o quello che volete, è molto comodo, e sinceramente non ho avvertito niente di strano. Io ho fatto la sfida di 5 giorni, ve l'ho detto, adesso voglio informarmi bene, infatti le porterò, mi sono tenuta alcune cose e alcune schede, informazioni nutrizionali, perché voglio appunto che le veda lei. Sono molto precisa su queste cose. Lascio il codice sconto se lo volete, perché a volte me lo chiedete, io mi dimentico di dirvelo, ed è semplicemente gusti, se eventualmente voleste provare anche una sfida di 5 giorni, non lo so. Io mi continuo il caffettino e ci vediamo dopo. Se risuscito, se non risuscito, ci vediamo poi, non lo so quando. Ciao. Buonasera. Buonasera da una Carmen Rockabilly. Aiuto, stavo cadendo. Rockabilly Carmen. Ma praticamente sono pronta per andare dalla nutrizionista finalmente. Non sapevo come fare i capelli, li ho fatti così, perché fa caldo, quindi li ho fatti un po' così, con la piastra alla Katsum direi, però alla fine
stanno discretamente. Tutto sommato stanno discretamente. Ho messo questo vestito che mi piace molto perché è molto molto fresco. Ci ho messo questa cinta di Gucci vintage e poi ci ho messo le Boston. So che tante diranno ma non ci stanno, ma sono orribili, non mi piacciono. A me piacciono tanto, sono comode, soprattutto io le utilizzo tanto. Le Birkenstock quindi mi piacciono e ci vado a mettere questa. E ci vado a mettere questa borsa così. Quindi questo è il mio outfit of the day per andare dalla nutrizionista. Speriamo bene, speriamo di non dover perdere tantissimi chili, ma soprattutto è una questione di salute e che mi aiuti appunto a mantenermi in forma senza troppe rinunce, ma soprattutto con un occhio di riguardo ai miei valori, sempre un po' sballati. Va bene, andiamo, va. Ecco fatto. Allora, sono appena uscita. Tra l'altro la ragazza che lavora lì, la segretaria, mi segue e mi ha fatto un pensierino. Io non me l'aspettavo, me l'ha dato come stavo andando via. Carinissimo, mi ha portato questo braccialettino molto molto carino con delle perline rosa e il corno che non è mai, ecco, non è mai, non accetto, anzi, abbassiamo la radio se non mi segnalo nel video. Comunque sono con mio papà che mi è venuto a prendere, a portare. Adesso sto andando a casa di mia sorella perché voglio vedere i progressi nei lavori e poi mi viene a prendere Francesco e torno a casa. Attentissima di questa visita perché mi ha chiarito un po' di punti per il nuovo piano alimentare che devo seguire. Stavo sbagliando alcune cose e quindi lei ovviamente mi darà un'alimentazione corretta per la mia malattia autoimmune, intanto innanzitutto per l'assunzione di cortisone, per i problemi renali, insomma è molto importante farsi seguire su tutti i fronti purtroppo ed è molto, mi sento molto più sicura così, non vorrei mai far danni o in un modo o in un altro, perché comunque le medicine che prendo sono tante e se mi aiutano in un modo o da un altro fanno molti danni, fanno molti molti danni. Vabbè, comunque adesso vado a casa di mia sorella sperando che abbia l'aria condizionata accesa perché il leitmotiv siamo in mezzo a un incrocio, mio padre che sbrocca comunque mio padre al volante, pericolo vagante. Vabbè, ce l'abbiamo fatta e adesso vado a trovare un po' di refrigerio, spero, a casa di mia sorella perché ci saranno 42 gradi all'ombra. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Noi andiamo al mare. Sono solo le 6:30, ma noi siamo operativi. Dopo la pausa di ieri, perché ieri non ci siamo andati, stamattina abbiamo deciso di tornare al mare. E quindi, niente, io per l'occasione mi sono messa il burka. Comunque si va, c'è un sole che spacca le pietre. Tra l'altro stamattina ho sentito Alexa, ma la licenzierò ben presto perché mi ha detto che sono previsti temporali. Ma io sono 2 giorni che mi illude. Io temporali non ne ho visti. A sto punto speriamo che non arrivi adesso che siamo al mare. Sto parlando in maniera molto disarticolata, però comprendete la situazione. Beh, spero comprendiate la situazione. Se non la comprendete va bene lo stesso. Però io la mattina, se non prendo almeno 3 dosi di caffeina, non sono in grado di elaborare concetti finiti. Ok ragazze, noi andiamo. Il sonno parla con gli angeli, però ho dormito bene. Devo dire che ho dormito abbastanza bene rispetto alle altre notti. Dopo avervi aggiornate sullo stato della mia insonnia, vi saluto e ci vediamo dopo. Mi piace il mio cappellino nuovo, l'ho preso da Gallini.
Ragazze, non potete capire. Tra l'altro, appuntamento con un signore indiano che vende delle cose bellissime. La mia amica ogni estate fa il rifornimento, però di solito lui arriva ovviamente agli orari in cui viene la gente normale al mare. Quindi io non so se sto riprendendo. Sì. E quindi io non so se riuscirò a vederlo, però ieri ho preso appuntamento per le 8, vediamo un po' se arriva. Riuscirò a fare danni anche al mare. Comunque adesso esco, così comincio ad asciugarmi. Questo è il mio costumino di oggi. Non so se si vede. Eccolo qua, è un due pezzi, sembra intero, ma il due pezzi è carinissimo. Adesso mi vado a mettere un po'. Aiuto, mi vado a mettere un po' all'ombra. niente, vediamo un po' se arriva l'indiano. Poi mi asciugo un po' e ce ne andiamo. Niente, non è venuto. Mi ha dato buca. Per la gioia del Grinch. Secondo me è stato lui a tirarmela. Guarda com'è carino il Grinch stamattina, eh? Com'è carino. Io sapevo che stiamo andando male. Sì, certo. Quando hai visto che è stato un flop? Sì, certo. Quando ho visto che il sole cominciava a bruciare, me ne sono scappata come una buona vampira. Fosse stato per me stamattina sarei rimasta, perché era veramente stupendo, stupendo, stupendo. Però non si può, si seguono le regole dettate da chi sa più di me. Da chi ne sa più di me. Quindi tutto poco ma buono, poco ma buono. Ok, nel frattempo c'è gente che corre, io non so con quale forza d'animo, cosa che facevo anch'io una volta a quest'ora in realtà. E una volta mentre correvo qui sul lungomare del mio paese, guardavo giù la gente che faceva il bagno e dicevo: ma che fa sta gente che si fa il bagno alle 6:30? Quindi mai giudicare cose di cui non si sa nulla, non si può mai dire: ah, io non lo farò mai. Comunque c'è un mare, ragazze, commovente, direi. Sono fatto un bagno stamattina stupendo, veramente. Nel frattempo voi mi scrivete su Instagram, quindi siete voi stesse che siete dentro il video di YouTube. Eccoci qua, adesso andiamo a casa, credo. A dire la verità, volevo passare dal borgo a vedere che hanno messo tutti gli ombrellini. La joie de vivre, la joie de vivre, come si dice? Io il francese non l'ho mai studiato, me lo ripeto, quindi perdonatemi. Però ci siamo capiti.